Ciao a tutte, buongiorno! Questo è l'ultimo pacco di consegna per quanto riguarda la collezione estate Danny Rose, un piccolissimo riassortimento. Non so se più avanti mi verrà consegnato ancora qualcosa, al momento mi sembrerebbe di no, ma diciamo che non ve lo do al 99%, ecco, diciamo, ci lasciamo sempre un piccolo spazio. E niente, adesso lo apriamo insieme, guardiamo che cosa c'è. Ci sono alcune cose che sono state molto richieste e quindi, avendole trovate, le ho prese subito proprio perché me le avevate chieste, e alcune cose invece, purtroppo, pur avendole cercate disperatamente, avendo pianto in greco e fatto tutte le scene madri di questo mondo, però non sono riuscita ad averle perché evidentemente sono andate a ruba anche in azienda, insomma sono andate a finire tutte nei negozi e sono state vendute, per cui non sono riuscita a procurarvele. Niente, una volta che abbiamo aperto anche questo, poi farò qualche intappo con le ultime cose che sono arrivate della collezione primavera e con queste. Così magari vi faccio vedere un po' di abbinamenti, un po' di giochini, un po' di accostamenti simpatici, modalità di utilizzo, istruzioni per l'uso, eccetera, eccetera. Intanto partiamo con lo scatolone. Ormai ho sviluppato una forza che neanche Hulk. Trovata. Questo non c'entra. Oh, allora, questa è stata fortemente richiesta, fortemente desiderata, e avendola trovata io l'ho ripresa subito. La maglia con lo scorpione. Poi sorvolo su tutte le varie interpretazioni di aragoste, canocchie, gamberi, animali strani, va bene, come volete voi, non c'è nessun problema, chiamatela come volete, ma è deliziosa, il colore è delizioso, il disegno è carinissimo. Ho trovato disponibile la variante gialla e quindi l'ho acquistata subito, per cui chi l'ha ordinata sappia che è qua e ci mettiamo in contatto, e c'è anche qualche pezzo libero disponibile. Voilà, questo invece è un jeans leggero. Un jeans leggero in questa fantasia con le palme. Allora, ve lo faccio vedere bene da vicino. Questa è la parte davanti, quindi il classico 5 tasche, con le taschine qui, il taschino qua, dietro semplice, con le sue tasche da jeans. Tessuto cotone leggero e il disegno è su base bianca delle palme in nero e grigio, perché comunque queste palme non sono tutte completamente nere, ma hanno anche delle sfumature grigie. È molto carino, abbinato sia ai sopra neri che ai sopra bianchi, che volendo anche con dei sopra colorati. Per cui questo si presta a tantissimi intappi e mi piace molto, sono contenta che fosse disponibile per un riassortimento, e quindi eccolo qua. E poi qui abbiamo Sig Sig un solo pezzo, perché purtroppo è andato esaurito ovunque, ma un solo pezzo del meraviglioso abito nero, quello più corto davanti e più lungo dietro. Abito che è fatto in questo modo. Allora, il davanti è fatto così, con le balze, magari togliamo il cartellino che è un po' noioso. Eccolo. Davanti è fatto così, balze sul seno e arricciatura, poi ve lo lascio andare giù perché è tutto tenuto. Poi ha una bellissima balza più lunga qui che copre, diciamo, la parte dello stomaco, e poi l'abito è fatto così, nel senso che davanti finisce più o meno sopra il ginocchio e la parte dietro è lunga fino alle caviglie, quindi è tutto fatto così con la balza, è molto scollato, con la frappettina anche nella parte della bretella. Delizioso, purtroppo poche taglie, pochi pezzi, è andato a ruba, quindi io qui ne ho uno e speriamo che di poter accontentare colei che me lo ha chiesto. Niente bimbe, queste sono le ultime consegne, scusate mi impapero, sono le ultime consegne, seguiranno intappi con le cose che ci sono ancora in negozio, e niente, ci vediamo presto e un bacione. Ciao!